Le principali condizioni climatiche da considerare sono la temperatura e l'umidità. L'andamento della temperatura influenza il metabolismo delle piante e le malerbe, talvolta in situazione di basse temperature, potrebbero non assorbire completamente il prodotto spruzzato. Questo potrebbe verificarsi anche in condizioni estreme quando ci sono delle escursioni termiche importanti tra il giorno e la notte. È pertanto importante non monitorare soltanto le temperature durante la fase di applicazione, ma durante tutto il periodo temporale in cui si prevede di fare l'attività di diserbo. L'altra variabile è l'umidità. Umidità elevate non consentono al prodotto di avere un'ottima bagnatura e quindi potremmo rischiare di non avere una corretta assimilazione e magari il prodotto spruzzato potrebbe scivolare via. Queste condizioni frequenti nel nostro territorio devono essere sicuramente monitorate per evitare di avere dei problemi da un punto di vista dell'applicazione dei prodotti e dell'efficacia. Atlantis Active è attivo verso tutte le infestanti graminacee e ha anche un buon controllo verso molte dicotiledoni. Tuttavia, se in campo dovessimo riscontrare delle infestanti particolarmente difficili, come la centaurea, il cardomariano, possiamo unire come partner un qualunque dicotilenicida presente sul mercato, magari cercando di trovare una sostanza attiva a diverso meccanismo d'azione per aumentare l'efficacia.